Siamo finalmente al Gardaland Oktoberfest. In realtà quest'anno non avevo mai registrato un video qua a Gardaland, perché non ne avevo voglia. Però ho detto, perché no, riproviamoci. E quindi siamo qua. È uno degli ultimi giorni poi di questo evento e vediamo un po' se sarà qualcosa di veramente interessante. Io voglio fare le mongolfiere. Andiamo a fare le mongolfiere. Ah, c'è Tom Hanks e la Soleil Deb. Andiamo a fare le mongolfiere. Questa è la novità 2018 del parco. Allora, area per bambini, ma non è fatta male secondo me. Cioè, bella brandizzata, ovviamente, però bella tematizzata. Se noi andiamo a fare quelle. Vada, vada. Ce la facciamo? Non lo so se ci stiamo. Ci stiamo in tre. Non lo so. Ah, in quattro. Ma io valgo per due. Quindi siamo già in quattro. Ah, sì, ci siamo stati. Il primo giorno quando piove mi ricordo ancora. Aiuto, no, mi hanno chiuso. Vabbè, cadeva acqua tipo da qua. Volevo farvi notare una cosa, tipo, cioè, le palle dell'albero di prezioso sono già tutte scolorite, ma porca miseria. Peccato. E comunque quest'anno è anche finita finalmente la stagione anche del Gardaland Water Park, la prima stagione, quindi sarà andata bene, non sarà andata bene? Aspetteremo i dati. Oh, vediamo adesso l'orologio floreale. Ah, è come il gioco dell'anno scorso. Molto bello, molto bello. Però io ecco, abbiamo notato una cosa, voglio farvi notare una cosa. Una salsiccia che mangia la salsiccia. Non è cannibalismo teoricamente. Non è cannibalismo teoricamente. Sì, ma guarda le palotte di... Cos'è? Cioè, anche là. Cioè, è cannibalismo a casa mia sta roba qua. Allora, bello. Però è cannibalismo. Vabbè. Però bello. Sapevo che Intesa San Paolo avesse brandizzato il Transgardaland. Infatti è ultra mega brandizzato. Personalmente no, non ci sta bene. Conto mio, Ein Vorsicht, der Gemütlichkeit. Ein Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen. Questa cosa che nella galleria si sentivano i pistoni d'aria degli animatronics ormai vecchi non mi piace per niente, cioè nel senso, viviamo in un mondo dove l'innovazione avviene ogni giorno, ha un costo, ma facciamo qualcosa di decente, sostituiamoli. Il buon Blu Tornado, che io personalmente ci vedrei un bel fly. Luca, tu non ci vedresti un bel fly al posto di Blu Tornado? No. E avete visto che non è stato attento. Però io ce lo vedo, l'aria ci sta secondo me. Ora giretto sulle Jungle Rapids.
anche se in realtà le temperature ne è, però vabbè, ci sta, dai. Secondo me si laverà tanto, tanto. Speriamo di no. Io? Tu, sì. Perché? Dici no, non si laverà. Speriamo di no. Io spero di sì. Te sei su con, almeno tirati via la felpa, mettila qui. Obbedici! Sottomettiti! Obbedisci, sottomettiti, arrangiati. Doppia cascata! No! Ma da quando l'hanno riaccesa quella? Merda, merda! Adesso tocca a te! Oh. Ah! No, mi ha preso! Acqua! Ma se vuoi bagnarti tanto devi fare quello robot. Non è vero? La nuova versione. Ti chiama l'acqua, Debbie, ti chiama? No, anche se sono acquario, ma anche no. Ciao! Cioè, quanto è bella la tematizzazione di Jungle Rapids. E poi non ci sono più i figli d'erba catturati. Esatto. Per i veri appassionati, targhetta della ditta produttrice. Allora, giro su Jungle fatto, adesso faremo un giro per il parco, molto tranquillo. Il vlog terminerà prima rispetto alla chiusura della giornata, ma perché comunque il parco lo conoscete già tutti ovviamente. Però ci tenevo comunque a raccontarvi un po' quella che è la mia esperienza un attimo. Punto foto ripristinato anche qua. Ciao! Ma sono sempre girata! Non farla più andare! Prendiamo l'acqua! All'occhio! Occhio! Stavo a prendere una pizza gigante come no. XXL. Madonna, sarà enorme. Fa fatica a finire, è metà pesa. Sì, no, guarda, è metà pesa. Ora ci stiamo dirigendo verso la Flying Island. Stavo per dire Fly, bruttissima cosa. E qua la Flying Island, visto che c'è un cielo veramente spettacolare, voglio fare qualche ripresina anche da lì. Però vuole fare il Walk of Fair comunque. Non lo sa che c'è. Ah no! Non mi ero accorto che avevano tolto tutto il LED wall. Che peccato, era carino secondo me. Mi sono già espresso e non lo rifarò. Giretto su Kung Fu Panda Master adesso. L'area ha appena aperto, ovviamente la gente va tutta lì. Giro su Kung Fu Panda Master, molto bello, beh, sempre molto carino, uno spinning coaster secondo me. Adesso invece stiamo andando alla monorotaia, che è un sacco che non la faccio. E a me piace molto, quindi giro panoramico, tranquillo, quindi molto easy. Sento già i loro colli, crack! Non so se lo farò, vediamo. Consiglio spassionato, non venite mai, mai, mai al saloon a mangiare perché davvero hanno una pizza orribile secondo me. Piuttosto andate a vicino al locale del Corsaro Nero, che c'è la trattoria del Capitano Luke, e lì fanno una pizza veramente buona. Buon appetito, buon appetito. Tra l'altro che avevano perso il mio ordine, ma vabbè, dettagli.
ottima Wiener Schnitzel. Buona, buona. Ma una sgrassata, anzi una bella ingrassata, scusate, alle ruote perché sentono fin qua. Sentono fin qua. No, zona Fantasy Kingdom, direzione teatro. Come sapete, io ho già espresso il mio parere su questo show sulle storie Instagram un po' di tempo fa. Non mi era piaciuto per niente, ma proprio sul fatto che non ha un filo conduttore. Oggi, siccome Deb non l'ha visto, gli darò una seconda possibilità. Sono comunque scettico, però ci provo. Deb, lo faccio per te sta cosa, eh! Ecco. Allora, rivisto lo show. Non vedo connessione, non vedo un filo logico proprio nello show. Ne parlavo con i miei compari, ad esempio Ross qua dietro, Luca, eccetera. Non vedevamo un filo conduttore, non vedevamo. Il riassunto che ti ho fatto io durante lo spettacolo era cose. Esatto, cose. Cosa, esatto. Allora, ottimi artisti, veramente bravi, ma non eccezionale, esatto, molto bravi, però non c'è una trama, non c'è una storia, non... Quindi ti lascia con quella mare in bocca, secondo me. Secondo me è anche ora di cambiare il show, perché è tipo secondo o terzo anno che lo ripropongono. Secondo o terzo anno che ripropongono il tuo show, praticamente. No, è il secondo. Sì. Comunque, no, c'è anche l'anno scorso. Ah, ok, potremmo vedere anche quello di Halloween. È bellissimo, veramente bello. Domanda per la modica cifra di 5 euro. E io è pieno, eh. Sì, no, beh, ci mangi per due. Come potete vedere, gelato della Madonna. Io e Rossi ieri abbiamo fatto merenda salata, paninazzo, salsiccia e Louis Wurstel. Io peperoni, cipolle, cosa ne pensi? A me non è niente. A parte che non c'è un piffero di Oktoberfest da mangiare, tralasciando lo Stube. Ci aspettavamo che i punti localizzati negli anni passati in piazza Ramses fossero ridistribuiti, e invece così non è stato. Vabbè. Mettimi un po' di cipolla. Solo cipolla. Ah, solo cipolla. Va bene. Diamo una bella... Lui sa. Sì, sicuramente quell'operaio lui sa, sicuramente. Oddio, sì, sicuramente, secondo me sì. Secondo me sì. Comunque diamo ovviamente una sbirciatina. Non c'è ancora niente di interessante in realtà. Abbiamo dedotto che secondo noi i lavori all'interno, cioè nel senso il montaggio della nuova ride avverrà tra dicembre e gennaio, secondo noi. Speriamo che si veda anche lì qualcosa, vedremo. Anche se penso che per il Magic Winter Piazza Souk, dove siamo adesso, sarà chiusa, secondo noi sì. Ora siamo a Area Corsari perché facciamo l'ultimo giro e poi si vola a casina. Per oggi abbiamo finito. Sì, già finito perché il parco chiude alle 17. E decisione ovviamente aziendale, però io sono contento di una cosa, che secondo me stiamo andando più verso un'apertura annuale, perché comunque come avete visto hanno allungato l'apertura anche nel periodo di novembre, nei weekend, quindi ottima cosa. Niente, la giornata finisce qua, sono ormai praticamente alle 17, abbiamo finito, adesso ci dirigiamo verso casa. Che dire, allora questo è il terzo video che faccio su Gardaland di questa stagione. Ho trovato alla fine il parco in forma, ma si perde in piccole cose. Tipo, ripeto, i pali di Oblivion sono sporchi, i piloni, quelli più che altro più vicini al pubblico. È un po' di sporco nel parco e quindi, cioè, sono piccolezze che possono essere migliorate, secondo me. Quindi, niente raga, iscrivetevi. E soprattutto con il buon Ross qua, e in realtà gli altri che
abbiamo appena perso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.